Benvenuti a questa edizione in diretta dello ISTG. Yes oggi il nostro ospite in studio è il professor Francesco Riva, odontoiatra, nonché specialista in chirurgia maxillo facciale. Buongiorno professore. Buongiorno dottoressa, grazie. Allora, oggi parleremo di un aspetto importante dell'odontoiatria, i difetti della coagulazione odontoiatria nei pazienti emofiliaci. Ecco, professore, questo è un campo abbastanza aperto dove l'odontoiatria sta facendo dei passi da gigante. Ci vuole spiegare in quale direzione? Assolutamente. I problemi della coagulazione ormai sono dei problemi importanti. Una grande fetta di pazienti prende per varie problematiche degli anticoagulanti, degli antiaggreganti. Quindi ci troviamo spesso in situazioni eh, di dover intervenire chirurgicamente in pazienti con difetti della coagulazione. Oggi eh, anche uno studio dentistico normale può affrontare questi problemi avendo un rapporto con il medico e il cardiologo che eh, cura il paziente, quindi un protocollo, il paziente può essere trattato direttamente nello studio, avendo certe accortezze e certi procedimenti e certi presidi utili a studio. Nel campo dell'emofilia, eh, l'ospedale Eastman eh, nel mio reparto, di cui sono primario, Trattiamo molti pazienti emofilici, diciamo siamo un centro di riferimento per le cliniche universitarie di ematologia e approfitto anzi per dire che il 21 novembre in Sala Tevere presso la Regione Lazio ci sarà proprio una conferenza sul trattamento odontoiatrico nei pazienti emofilici, sfatando quelle che sono quelle paure che si avevano in passato, perché trattare un paziente emofilico eh, c'è sempre una paura sia del paziente, ma a maggior parte anche del dentista, di andare incontro a un'emorragia. Certo. Invece questi sono pazienti che sono molto sensibilizzati, utilizzano tranquillamente i farmaci a loro disposizione, perché eh, un ragazzo che fa sport emofilico sa che se ha un trauma deve subito... Prendere dei farmaci, la stessa cosa lo fa per un intervento odontoiatrico. Quindi in questa giornata in cui la invito eh, presenteremo la nostra casistica e una proposta di un network a livello nazionale di coordinare tutti i centri d'ontoiatria eh, in campo nazionale. Quindi sarà una giornata importante. Presenteremo anche dei prodotti eh, importanti, prodotti che eh, si utilizzano eh, nei centri eh, chirurgici, per esempio Ecco, qui... ci vuole mostrare, professore, questo aggeggetto, a che cosa serve, come viene utilizzato? Allora, visto che in questa televisione io ho presentato sempre delle assolute novità, la presento anche oggi. Presentiamo questo eh, presidio, che è un polisaccaride di amido, ovvero quindi vegetale, che ha al suo interno dei prodotti che sono insiti nel polisaccaride di amido, che attivano i processi di coagulazione. Questo è un presidio che è stato commissionato dalla Marina militare in campi eh, di guerra, quindi eh, cosa deve fare il medico eh, di guerra? Deve impedire che il, che il paziente ferito muoia di sanguato quindi, e poi trasportarlo. Allora questo, in questi pazienti con problemi di coagulazione, per esempio in questa vaschetta eh, c'è dell'acqua, quindi non è del sangue e come vedete mettiamo questa polvere, questa polvere ha creato un'agglutinazione e adesso io la giro, uscirà della polvere in eccesso, anzi non esce niente, e come vedete l'acqua viene come eh, assorbita, agglutinata, e questo è lo stesso effetto che si ha nel sangue. Quindi certo. un'emorragia anche vascolare importante trattata con questa determina la sicuramente l'emostasi. Allora i pazienti eh, con difetti della coagulazione sia anticoagulati e pazienti emofilici in questo caso oltre ad aver preso le medicine necessarie vengono eh, un'estrazione anche normale questa polvere viene messa dentro l'alveolo e si blocca qualsiasi tipo di emorragia quindi questa è una novità eh, semplicissima, eh, è vegetale quindi non ha nessuna reazione o varie. questa è una certo. novità che eh, sono contento di mostrarvi da voi perché qui molto spesso certo. abbiamo parlato di questo certo. e, quindi, e tra l'altro ecco una, diciamo una forma questa che può essere utilizzato, questo tipo di presidio anche magari per l'emorragia al naso no professore? Non soltanto allora, per mi hai tolto la parola <ride> Non soltanto per questo i denti, per esempio è, è un dispenser, vedete e questo dispenser messo, eh, per esempio io ce l'ho in macchina, eh, se c'è un'emorragia importante che è nasale, si prende questo dispenser e si soffia. Sì. Direttamente dentro la naso, naso. e smette eh, immediatamente l'emorragia. Assolutamente, perciò, cioè, insomma, di quelle persone che hanno anche questo tipo di problematica possono trovare un aiuto importante per una prima emergenza. Fai da te, ovviamente. Ecco, professore, per i pazienti omofiliaci, questa è un'iniziativa un importante. Soprattutto è importante poter curare i denti in assoluta sicurezza, come appunto sta facendo con il professor Riva, ma soprattutto l'istituto Istman che lui dirige da anni, che è un centro di eccellenza, uno dei primi in Italia e dove appunto questa prossima conferenza che ci sarà ci sarà, sarà presentato anche un decalogo, no, professore per il paziente e anche una guida per il medico per avere tutte le accortezze che riguardano appunto l'assistenza di questo tipo di pazienti, è così? Assolutamente, eh, noi oltre che essere medici dobbiamo gestire anche eh, delle spese o un coordinamento di spese e la diminuzione della spesa sanitaria non può avvenire se non Secondo dei sistemi di prevenzione, per quanto attiene la la prevenzione, come per tutte le persone, è un'igiene assolutamente accurata, quindi vedere una persona con problemi di coagulazione, come un paziente emofilico, con una carie penetrante, quindi la necessità di estrarre il dente è già un peccato e in più è, in questo caso, un costo enorme, perché la preparazione, un'estrazione è una preparazione con grossissimo costo. Quindi noi quel giorno lì vogliamo parlare di insegnare una corretta igiene partendo dai bambini, mostrare che una eh, assoluta igiene eh, non determina più eh, quelle piccole emorragie che qualsiasi persona come noi sa che se non si lava i denti per due o tre giorni, dopo certo. due giorni con lo spazzolino lavando si vede un po' di sangue. Il paziente emofilico sono dei fatti veramente importanti. Allora certo. noi vogliamo dare un decalogo sia per il paziente e un decalogo anche per i medici, cioè seguire certe linee guida sia del paziente che del medico. Quindi la giornata è molto importante, è organizzata dalla FEDEMO, dalla Federazione Italiana Emofilia, e quindi eh, noi siamo degli attori a lato perché noi abbiamo attivato questo percorso secondo... Le richieste che ci sono state espresse da questi pazienti. Ecco, e vediamo un'altra innovazione, sempre nel campo dell'odontidatria, diagnosticare in tempo una forma di prevenzione, la eh, facilità a formare carie. Ecco, professore, ci spieghi di che cosa si tratta. Allora, è una cosa semplicissima: eh, lo studio dentistico diventa un piccolo laboratorio d'analisi, e eh, siccome le notizie devono essere eh, capite da chi ascolta e la televisione è il mezzo migliore, cioè quando uno parla in televisione eh, non può parlare dell'acqua calda, ma deve mostrare realmente quello che fa. E questo è una cosa semplicissima, cioè un, dobbiamo spiegare ai pazienti se hanno una capacità più di un altro di avere la carie. La carie avviene per la presenza di batteri nella bocca saprofiti, i quali determinano la loro fermentazione degli acidi, e l'acido determina la carie nel dente perché consuma il dente. Allora oggi è possibile attraverso il prelievo di saliva da eh, un paziente, quindi con una pipetta semplicemente, si mette un po' della saliva su questo terreno di cultura. Questo terreno di cultura sono diversi, uno per gli streptococco e l'altro il lactobacillo. Lo streptococco è colui che provoca la carie perché fermentando eh, determina produtte acido e l'acido consuma il dente. Il lactobacillo invece eh, è, è un battero che è presente quando vi è parecchio zucchero in circolo. Quindi una persona che mangia troppo zucchero ha una presenza di lactobacilli maggiori. Quindi noi possiamo, visto queste due inseminazioni, le possiamo mettere in un terreno di cultura in 24 ore un termostato semplicemente. E dopo 24 ore andiamo a rileggere questo terreno, lo vediamo in una scala, come vedete in questa scala della parte, parte superiore è neutra, se qui c'è il grazzo streptococco vuol dire che ha una capacità cariogena. E lo stesso per il l'actobacilli. Allora, in questi pazienti noi abbiamo ottenuto due risultati. In uno le abbiamo fatto capire che non è una fisima del dentista dire pulisci i denti, c'è una realtà. Nell'altro possiamo capire se un paziente è più o meno predisposto e quindi dobbiamo attendere di vederlo più spesso, di monitorizzarlo, di fargli cambiare anche regime alimentare. Quindi certo. è, eh, lo studio dentistico non è più eh, solo dove andare a curarsi un dente, ma anche... Fare una diagnosi certo. predittiva. E soprattutto, ecco, la prevenzione è così importante anche per un abbattimento dei costi, visto che in tempi di crisi è più facile, diciamo, capire come evitare una carie che non puoi curare il dente, no? successivamente fare impianti o anche capsule, quello, insomma, di cui necessita il paziente. Ecco, veniamo a un altro aspetto dell'estetica dell'odontiatria. Abbiamo ancora una manciata di eh, minuti. Lo sbiancamento. Ecco, professore, è possibile tornare, perché i denti con gli anni tendono a perdere quel colore bianco dell'inizio, insomma, della nostra gioventù e comincia ad avere quel colore giallognolo. Ecco, è possibile evitarlo tornando a uno sbiancamento? Assolutamente. Eh, prima di tutto le persone devono fare un'igiene eh, a casa propria, poi devono fare un'igiene professionale dal dentista, quindi togliere il tartaro, evitare che ci sia l'accumulo di placca. Una volta che il dente è ben pulito, lo possiamo sbiancare applicando dei particolari materiali che nel giro di 30-40 secondi ridonano il colore iniziale. Quanto dura questo trattamento? Il trattamento <ride> va, può essere ripetuto due volte l'anno e in studio dura circa un'ora. Sì. Ci sono delle controindicazioni, il professore, può essere fatto da tutti? Può essere fatto da tutti, l'unico problema se ci sono delle otturazioni presenti, potrebbe poi variare il colore. Quindi mm. conviene fare prima. Eh, lo sbiancamento e poi l'otturazione, perché a questo punto mettiamo il colore poi definitivo del dente. Parliamo sempre dei denti davanti, però I professore perché avanti. ecco, lo sbiancamento non prende anche Arriva fino ai premolari. Arriva fino ai premolari. Il sorriso copre tutta la bocca. <ride> Bene. Allora ringraziamo il professor Francesco Riva, ricordiamo Dott. Iadri, di Stamandi di Roma, nonché specialista in chirurgia maxillo facciale per l'intervista che ha concesso al nostro telegiornale. Questa edizione finisce qui. Grazie professore per Grazie essere stati dottoressa. con noi. Noi vediamo Appuntamento a domani e la prossima edizione in diretta dello ISTG. Arrivederci.